compleanno a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi facciamo la top 3 video. Oggi facciamo la trop. Mi piace tutta nera. E questo è razzismo, è razzista. Aspetta. Ma no? Come detto, non mi piace. Aspetta. Buon compleanno a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi faremo la top 3 dei personaggi più amati secondo noi dei Stranger Things. Ciao. Ciao. Siamo con ovviamente la nostra carissima amica Emanuela. Potremmo anche decidere di iniziare subito. Allora, facciamo che diciamo un nome per uno, dai. Un messaggio, Manu. Un messaggio? 3000. Questi telefoni mentre noi stiamo registrando non si fa. Tieni. Allora Manu, qual è il tuo primo personaggio preferito? Vai! Allora, il mio primo personaggio preferito è Nancy. Ma come Nancy? Sì, Nancy. Nancy perché è molto coraggiosa, poi fa un sacco di cose, è molto bella. E bella, poi insomma. Piace a un sacco di ragazzi. Insomma, è una tipa figa, insomma. Beh, non proprio figa, però. Però mi sta simpatica. Non è proprio per niente, bravo. Il mio personaggio preferito. Dustin. Te non l'hai messo Dustin? No, perché Dustin sta simpatico a tutti, non è vero, messo. È un po' troppo mainstream, troppo un po' tutti ce l'hanno. È stato creato apposta questo personaggio per essere amato, sì, però mi piace, quindi sono stato un po' banale, dai. Banale, fa parte, sì, parte della massa. Ma lui sarà rimosso, ne si muore. No, ma lui c'ha quel problema del malato che non c'è dentro. Ma dove lo dici, scusa? Ah, è vero, scusate. Ma che brutta cazzo, infatti che è malato. Vabbè, malato. Ma no, ma sta bene. Ma che sta bene? Che quelli con sta malattia muoiono a 40 anni. Ma sì, voglielo dire, che poi dopo bello. Cazzo, questo mi mette non mi piace. Scusate. Sicuramente ci segue. Persone cattive, bambino malato e noi ridiamo, vabbè. Vai, secondo personaggio. Sì. Allora, il mio secondo personaggio è Steve, perché anche lui è molto coraggioso. Non è bellissimo, anzi è brutto. Però fa un sacco di cose coraggiose, poi ammazza le cose. No, Steve è figo. No, è proprio figo, prende a pugni le persone, cioè è un tipo figo, insomma. Poi ha quei capelli sexy. Sì, svolazzanti. Vabbè. Te lo ricordi come li faceva quei capelli? Sì, l'ha spiegato a Dustin in una puntata, un po' strano che metteva delle cose, non lo so. Manu, con la botta abbiamo abbassato la telecamera. Lei, Emanuela, in realtà è pelata. Ora vi faccio. Che schifo. Basta! Eccomi qua, tornata. E anche io ho messo Steve come personaggio preferito. Copione. Quindi siamo stati banali. No, perché anche perché la sua caratterizzazione dalla prima stagione alla seconda stagione, cioè il personaggio si è evoluto tantissimo. Prima magari ti poteva stare sul cazzo, era stato creato apposta per essere un personaggio magari sì, un pochino bulletto, no? Quelli là, i classici stereotipi. Poi si è evoluto, è diventato fighissimo con la mazza. Figo, eh? Sì, molto bello. Figata. Sì, sì. Mi sta chiamando nonno. E lo dice a me, eh? Nonno mi sta chiamando. Facciamo, rispondiamo. Pronto? Nonno? Ciao nonna. Nonna. Stai a Rimini. Come stai a Rimini? Sta a Rimini. Mia nonna abita ad Aprilia e sta a Rimini. Boh, non lo so. C'abbiamo dei nonni giovani proprio che fanno come gli pare. Va. Ma che stai con gli altri anziani? Ah. Ah, il congresso dei dottori. Ma tirategli le pietre a questo. Ah, ok. La metteranno più in là. Se non sai il nome non ti compare su Facebook la foto, la faccia tua. Devi andare a cercare. Devi scrivere il nome di che ne so, di quell'associazione, di quel circolo, di quel congresso. Boh, non lo so. C'hanno più vita sociale di noi sti anziani.
Noi che stiamo a casa, fra un po' andiamo a dormire. Sta bene, bene, sta bene. Sta bene, oggi non gli ho menato. Oggi è stata brava. No, poi mo a ballare. Ma dovete mangiare? Quanto avete pagato? Vabbè, dai, non è. È poco. Che gli anziani sono quelli che fanno guadagnare di più alle case farmaceutiche. Sto sempre male. Mi fanno i soldi con voi, eh. Ecco perché vi fanno andare a Rimini che fa freddo, così va malate. E date più soldi alle case farmaceutiche, hai capito perché? 10.000! 10.000 anziani in tutta Italia che vanno a Rimini. Cazzarola! Voglio essere anziano pure io, vi divertite, sto finendo. Siamo in vacanza. Ma poi quando li incontrate gli dici, ma te pure sei anziano? Sì, anch'io sono anziano. O vi riconoscete? Vi danno una tesserina per riconoscervi? Vabbè, ok. Ciao Nanna, ciao ciao. Buona serata, ciao ciao. Ok ragazzi, scusate questa pubblicità. Ma non basta col telefono! Dopo 30 minuti di chiamata a mia nonna, e continuiamo questo video bellissimo. Allora, abbiamo detto Steve, sì, e io Dustin, ti ho detto Nancy e Steve. E adesso arriviamo al terzo, esatto, e ultimo personaggio preferito. Esatto. Vai Manu! Allora, il terzo ultimo personaggio è Hopper, perché che è l'ex di Joyce ed è molto coraggioso anche lui, anche se è un po' stupido perché tra quella roba, vabbè, fa niente, non dico niente. Non vabbè, spoilerare e infatti non l'ho spoilerato. Però comunque è stato anche lui molto coraggioso. Sono tutti coraggiosi in questa serie TV. Tutti, fin troppo veramente. Comunque, vai, prego. Oh, che palle, perché non mi puoi copiare? Anche io ho messo Hopper. Per me Hopper. Non ci siamo messi d'accordo. Non ci siamo messi d'accordo. Lei stava dall'altra stanza, io stavo qua e abbiamo scritto i personaggi che ci sono piaciuti di più. Però ovviamente a Stranger Things non è ci stanno 10.000 personaggi. Vabbè, sono però... una quindicina. E più bravi sono questi. Hopper mi piace tanto, anche lui si è evoluto, sì, bene come personaggio. È sempre stato stronzo, però c'ha un grande cuore, quindi fa lo stronzo, però alla fine sotto sotto è anche quello intelligente, è intelligentissimo, ed è anche quello più buono. Sì, sì. E ho visto che hai visto? Ho visto il Demogorgone. Visto che Hopper, l'attore che fa Hopper, sì, anche nella vita reale è simpaticissimo, fa un sacco di battute, perché dopo la puntata di Stranger Things c'è sta un'altra puntata che fanno vedere retroscena, parlano gli attori e Hopper faceva sempre battutacce e ha detto anche no, Bob non è per Joyce, Bob non va bene, sono meglio io e cominciava a fare tutte queste battute. Ah beh, quello non c'è dubbio, perché Bob c'è. Che cosa? No, allora Bob è Bob. Aspetta, però... allora Bob ha salvato la terra di mezzo. Se non ci fosse stato lui, Frodo sarebbe morto. Tutti sarebbero morti. Sono d'accordo. Quindi è il nostro salvatore. Abbiamo deciso anche di fare una menzione speciale per alcuni personaggi. E Manuela, dici il tuo. Bob. Allora, perché Bob è molto coraggioso, l'ho detto a tutti. È molto coraggioso e vabbè, e poi cioè alla fine è un tipo anche molto dolce, è bravo, può essere anche un buon padre, insomma un bel personaggio. E anche perché comunque Bob no, Bob è bravissimo, cioè, puoi aggiustarlo, Bob. Sì, con Bob saprei farlo, sì, con Bob. E secondo me te, sì, fidanzata con Bob ci staresti tipo troppo bene, perché entra, ti porta i giochi da tavola, ah, cazzo, là, è vero, fai vaso, ah, con vero, lui Bob, è dolcissimo, è simpaticissimo, cioè è fantastico, poi stropicci le guance, fa le cose, c'ha la panciona, sì, però ci vai a dormire sulla panciona, troppo cicciottino, no, è simpatico, però sì, è dolce, sì, carino, però... ci vedo bene. Era più carino nel Signore degli Anelli, sembrava, sì, sembrava perché era più giusto, però in questo no, sembra più vecchio. Ma è dolce, sì, ti porta i fiori, ti porta la magna. Oh. Cazzo vai di più della vita. Ma non mi piacciono i fiori, non li voglio. Sono però inutili, magna, che ci faccio con i fiori. Vabbè. Questo ha portato il paninozzo a Joyce quando... Cazzo. Stava... Cazzo. Paninozzo, vai.
Dici il tuo, Dani, qual è il tuo 4? Io ce n'ho due. Due, no, 4. Vabbè, però è due nel senso è uno uniti, perché è il figlio e la mamma, cioè Will e Joyce. Uniti? Non sono proprio uniti. Vabbè, perché alla fine Will e Joyce hanno fatto, tra virgolette, le stesse interpretazioni. Cioè, sempre là, sempre a piangere, non sa quello. E secondo me la bravura attoriale di Winona Ryder e di Noah, vabbè, e Will sono stati fantastici, perché Will posseduto, io... Cioè, veramente, un ragazzino che fa una cosa posseduta e comincia a urlare così, è difficile da... Sì, da sì, fare. Ma poi gliel'hai sperato... Sti cazzi, se, no! Se i nostri spettatori vedono sto video devono aver finito Stranger Things 2. Sono attaccato dal cazzo. Ecco, fatemi una... Tanto muoiono tutti alla fine della stagione. Sì, tutti, proprio tutti, tutto il mondo. Tutti quelli che abbiamo detto muoiono. Un attimo. La terza volta. No, ma tutte e tre le volte che si abbassa per... Non lo so che deve fare. Come, devo sistemare l'asciugamano? Per essere più carina. Questo magari... Vai, abbiamo finito. No, ma non ci hai spiegato perché. Perché sono bravi attorialmente. Ecco la spiegazione. Treno. Treno. No, nel senso, questo è solamente perché sono bravi attorialmente. No, beh, non perché sono i miei preferiti. Cioè, alla fine non sono i miei preferiti. Sì, ma perché lui alla fine è sempre mezzo morto. Sì, perché fa chissà che, cioè. L'ho messi solo perché sono i più bravi come attori, dai. E poi è stupido in quella parte che non vi dico, ma che dice certe cose e poi finisce male. Aspetta, poi capirete, quando gli dice vai via, vattene. Questo è stato l'ha detto Bob. Quando lo vedi, dici vattene, vattene. Ok, Bob è un personaggio, ma ha dato un consiglio proprio di merda. Cioè, vabbè, lasciamo stare. Poi beh, perché Bob non immaginava tutte queste scene. Pensava che era solo mezzo scemo. Invece il mostro esiste veramente. Ma che cazzo ride pensava? Quella parte, vabbè. Vai via. Vai via. Vabbè, io credo che nel titolo scrivo allarme spoiler. Ormai è andata lo scalavante. Ok ragazzi, se il video vi è piaciuto io vi invito a mettere un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi, tanto non lo fate mai, quindi che cazzo vuol dire a fa. E noi ci vediamo come... Sì, fatta male, fatta sì. La bua, fatta la bua. Botte! Allora, se siete per la violenza sulle donne, mettete un bel mi piace. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao, ciao ragazzi, ciao, 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 ciao.